C'è il simpatico abbanero che ti incendia il mondo intero. Rosso, giallo o cioccolato, il piccante è assicurato. Il Peperoncino Festival 2013 è ai nastri di partenza e fino al 15 settembre delizierà appassionati e curiosi. Diamante è pronta ad accogliere i turisti con la gara per mangiatori di peperoncino, artisti di strada, spettacoli, mostre e alta gastronomia. E ci sono ovviamente delle novità. Una delle chicche del festival, secondo me, è l'omaggio a Mattia Preti, di cui quest'anno si festeggia i 400 anni della nascita. Un omaggio molto particolare perché abbiamo voluto festeggiare Mattia Preti con un altro grande calabrese, Gerardo Sacco, per cui saranno esposte a Diamante tre riproduzioni in originale delle opere di Mattia Preti e dei monili di oro e d'argento di Gerardo Sacco. Per cui un calabrese, un grande calabrese ricordato da un altro grande calabrese, due artisti a 400 anni di distanza che portano avanti la fantasia e la creatività artistica di questa regione. Un'altra novità importante sono le luminarie. Tutti probabilmente conoscono le luminarie di Salerno. Noi abbiamo trasferito le luminarie sul lungo fiume proprio per valorizzare questo tratto della foce del fiume dove è nata Diamante, dove sono le radici di questo paese. Sottolineata in conferenza stampa la valenza dell'appuntamento nel riuscire a prolungare la stagione turistica. Credo che in modo particolare Diamante nel Tirreno Cosentino, in una fase come questa di bassa stagione, questa iniziativa contribuisce sicuramente ad attrarre una presenza esterna e quindi ad allungare la stagionalità. Ecco l'intelligenza e l'importanza di questa iniziativa che va sostenuta dalle istituzioni locali e sicuramente la provincia lo ha fatto e continuerà a farlo.